Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Gloria a Dio. Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, con l'aiuto del Signore insieme con voi in quest'ultima omelia vorrei considerare e provare a focalizzare, entrandoci un po' dentro, la complessa pagina del Vangelo di oggi, dove c'è certamente una linea guida dell'insegnamento del Signore, ma ci sono anche diverse, distinte sfaccettature. Andiamo con ordine. La prima parte del Vangelo è il secondo annuncio della passione, secondo l'Evangelista Marco. Già conosciamo questo discorso perché lo abbiamo sentito nella liturgia, forse credo di domenica scorsa, al massimo di due domeniche fa, quando poi, subito dopo che San Pietro riconosce il Signore come il Cristo, Gesù spiega che il Cristo dovrà soffrire. Pietro gli dice: per carità, e si becca poi la bella ramanzina di Gesù che gli dice: vattene via Satana che tu mi sei di scandalo, no? Ecco, allora, siccome qui non hanno capito bene, capite, quando uno non capisce bene, un buon maestro ripete la lezione. Allora, siccome non l'avete capito la volta scorsa, ripeto: il Figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Questo vi terrorizza, ma questo è un passaggio, perché dopo tre giorni risorgerà. Nostro Signore non è che ama spaventarci o terrorizzarci, però a volte deve dirci delle cose serie. Prima, rivelazione, nascosta. Quando arriva una cosa seria, quando arriva una croce, nel disegno di Dio, certo che si soffre, forse anche tanto, ma quello è sempre il prodromo di una risurrezione. Ecco perché San Paolo dice che per i figli di Dio, non per i figli del mondo, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Oh. Qual è la reazione però dei discepoli? State attenti, la reazione di, spero nessuno in questa assemblea, ma vi assicuro che gli esseri umani in larga misura reagiscono come hanno reagito gli apostoli. Quindi, che succede? Quando il Signore, attraverso qualunque forma che Lui conosca, può essere la voce della coscienza, può essere una persona che ci parla, può essere una predica che uno sente, può essere, che ne so, una rivelazione privata, un'apparizione, quello che volete, ci presenta la possibilità di confrontarci con una realtà o una verità che non è proprio tanto gradevole, ci mette in crisi, ingenera nel nostro cuore sofferenza. Ditevi la verità, non lo dite a me. Voi come reagite generalmente? La prima reazione è: io non voglio sentire queste cose, cambiamo discorso, non lo voglio sapere. Come reagiscono gli apostoli? Guardate che il termine greco è veramente impressionante.
Essi però non capivano queste parole. Attenzione a questa traduzione. Chi conosce un po' di greco, perdonatemi se faccio un po'... In greco è egnoun, cioè gignosco in greco significa conoscere. Egnoun, c'è l'alfa privativo davanti, cioè non è che semplicemente non capivano, non conoscevano, nel senso di non volevano conoscere, cioè non è che non dice, perché non è che sono stupidi, non vogliono conoscere, e infatti avevano timore di interrogarlo. In greco non avevano timore, c'è proprio la fobia, e phobun, cioè avevano paura, erano terrorizzati, quindi non volevano capire perché è l'argomento, e erano terrorizzati dall'approfondire. Mai successo in vita vostra? In relazione a tanti problemi? Qual è la conseguenza però di questa cosa a lungo periodo? Cos'è successo? Quando è arrivata la passione, che figura hanno fatto gli apostoli? Che figura hanno fatto? Il Papa, oh, con tutto il rispetto, il Papa, San Pietro, che ha fatto il Papa dinanzi alla passione di Gesù? Il Papa, San Pietro, e gliel'aveva pure detto la prima volta che gli aveva detto guarda che tu sei il Cristo, e gli aveva detto tu devi soffrire, questo non succederà mai. Dice Pietro, state tranquillo, guarda che tu se pensi così sei Satana. Poi gliel'aveva ridetto prima dell'ultima cena, vi ricordate, no? Io Signore, dice San Pietro, dice guardate tutti sarete dispersi perché questa notte arrivano i guai. No, fermo. Io con te vengo alla galera, alla morte. È andata così? Davanti a una serva, con tutto il rispetto, e si è messa a giurare, per giurare, capite? Io mai visto e conosciuto. Capite che significa quando uno, nostro Signore, tenta di farti capire una cosa? E come fa il nostro Signore a farti capire una cosa, secondo voi? Vi prende per il collo, vi prende, dice adesso mo te leggo sulla sedia, te metto un corno dentro le orecchie e ti comincia, tu mi devi sentire per forza. Fa così nostro Signore? Che dite voi, fa così? No, ecco poi l'esempio del bambino, l'omelia che ho fatto nella messa precedente, la sapienza che viene dall'alto è pura, pacifica, arrendevole. Nostro Signore ti dà la possibilità, perché ti tratta da persona intelligente, ti manda uno stimolo, ti manda un'idea, ti manda qualcuno che prova a parlarti, prova a farti entrare su un altro orizzonte. Se tu reagisci, non ti voglio neanche stare a sentire, cosa fa nostro Signore? Rispetta la tua libertà. Però questa scelta la pagherai sicuramente. Perché se il nostro Signore ti vuole far conoscere una cosa che non è gradita, lo fa per il tuo bene. In questo caso loro dovevano prepararsi, dovevano giungere preparati. Attenzione, il nostro Signore ha fatto il possibile per farli giungere preparati, perché dopo il secondo annunzio c'è stato pure il terzo. Non so che capire, il terzo pure. Quindi è uno, è due, è tre. Certo, poi qualcuno si è ripreso, ma qualcuno ha fatto una brutta fine. Vi risulta che qualcuno tra i dodici ha fatto proprio una brutta fine, perché questa cosa non gli è entrata in testa? Anzi, non soltanto che non gli è entrata in testa, ma ha concorso perché si realizzasse. Lo conosciamo, no? Un certo Giuda Iscariota. Qualcuno oggi si pensa che non stia all'inferno, insomma. Capite? La libera espressione è un diritto di tutti. Nostro Signore nel Vangelo dice queste testuali parole: il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è stato tradito, perché sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Chi ha detto queste cose non è Pinco Panco, è Domine Dio, d'accordo? E penso che Domine Dio quando parla sa che cosa dice, sa usare la parola, no? Ecco, questa è la prima cosa. Seconda suggestione: arrivano a Cafarnao. Gesù ha fatto questo discorso, quindi il discorso della croce non ci interessa di approfondirlo. Di che cosa gli interessa a questi cari apostoli? Questo ci dà anche un pochino di consolazione. Di fare a gara, di cominciare a dire, vediamo un po', chi sarà il più grande tra noi?
E qui c'erano tante cose, perché sapete che nel gruppo apostolico, allora, dice, San Pietro dice, a me mi ha detto, tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la tua chiesa, quindi ne vogliamo parlare. Però c'era anche San Giovanni. Chi era San Giovanni? Era il, posso dirlo, il cocco di Gesù, è la verità, il discepolo che Gesù amava, il prediletto, l'apostolo amato, l'apostolo vergine. Allora diceva, sì, tu sei il Papa, però insomma modestamente, cioè, si vede che Gesù c'ha un debole per me. È finito secondo voi? Voi sapete che nel gruppo dei dodici, non lo sanno, non lo sa quasi nessuno questo qui, c'erano due apostoli, che sono, uno è l'autore della seconda lettura di oggi, è Giacomo, l'altro è l'altro Giuda, non Giuda Iscariota, ma Giuda Taddeo. Sapete chi erano questi due? Nel Vangelo vengono chiamati con un termine che a qualcuno lo fa sbarellare un po', no? Perché vengono chiamati fratelli di Gesù. A qualcuno comincia a pensare, mamma mia, dunque Gesù ci aveva i fratelli. Ah, allora non era figlio unico. Allora la Madonna non era vergine. Questo ve lo diranno anche i testimoni di Geova, d'accordo? Perché i testimoni di Geova, poverini, lo dico in senso etimologico, senza offendere, sono un pochino ignoranti nel senso etimologico. Ignorare nel senso etimologico vuol dire non sapere. E ve la dico questa cosa. In greco, voglio dire, in ebraico, fratello, ach, in greco adelfos, non significa come per noi solo fratello di sangue, ma significa anche membro del clan, perché nel libro della Genesi Abramo, che aveva un nipote che si chiama Lot, chiama il nipote fratello, ach. E quelli che nel Vangelo vengono chiamati fratelli di Gesù, oltre a questi due ce n'erano altri due, Simone e Ioses, si dice che erano figli di Cleofe. Chi era Cleofe? Se andiamo a vedere le foto, il fratello di San Giuseppe, perché pure San Giuseppe non è che era calato dal cielo, aveva una famiglia, d'accordo? Allora, chi erano questi? Erano i fratelli di sangue di Gesù o i, quelli che noi chiamiamo i cugini? Che succede? Che chi ha scritto il Nuovo Testamento, quindi attenzione, gli autori del Nuovo Testamento hanno scritto in greco, perché il greco, sapete che ai tempi di Gesù era come oggi l'inglese, era la lingua internazionale. Solo che cosa succede? Quelli scrivono in greco pensando in ebraico, quindi scrivono adelfos, e adelfos effettivamente in greco significa fratello, fratello di sangue, ma loro però scrivono in greco però pensando in ebraico, pensando che tutti quanti quando leggono adelfos capiscono il fratello alla ebraica. Non so se mi sto spiegando, capite? Allora, per rientrare nelle contese tra gli apostoli, due di questi erano i cugini di Gesù, i figli del fratello di San Giuseppe. Ma secondo voi quando Gesù era piccolo li frequentava? Andavano a casa di Gesù, stavano con Gesù, giocavano con Gesù? Cioè, non siamo molto realisti. Stavano con la Madonna, se la Madonna faceva un bel discorso, una bella cosa detta a Gesù, la sentivano pure loro? Ma certo! Allora si potevano dire, vabbè, tu sei il Papa, tu sei il prediletto, ma tu sei stato con Gesù fin da quando era piccolo, ti posso raccontare tutta quanta l'infanzia di Gesù, ti posso raccontare i bei discorsi che faceva la Madonna. Mo sto ricamando un po', no? Quindi, capite? Però queste cose, ma che sono cose belle? Ma che importa? Cioè, sono cose importanti. Ma no! Chi tra di voi vuole essere il primo, ma lasci perdere tutte quante queste cose. Si faccia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E infine Gesù, a testimonianza di questo, prende un bambino e chiude. Attenzione, il bambino in questo contesto, anche se ci sono dei riferimenti che ho approfondito nella omelia precedente con quella sapienza che viene dall'alto e che pure, a che punto la seconda lettura, il bambino chi è? Il bambino è il piccolo per antonomasia. Allora attenzione. Gesù sta dicendo, dice, chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Quindi chi rappresentano i bambini? Chi devono rappresentare in questo contesto? Gli apostoli. Gli apostoli non devono fare come i grandi, che giocano a chi è più importante e chi è più grande, ma devono porsi in uno stile, San Francesco lo chiamava minoritario, presentarsi dinanzi alle persone e annunciare
quello che Gesù dice così come lo farebbe un bambino. Il bambino è la persona che tu per antonomasia puoi dirgli brutto, stupido, ma che te metti a parlare con me che capisci niente, io sono grande e tu invece sei un bambino. Capite? E questo che significa? Significa che lo stile degli apostoli, simile a quello di Dio, deve essere, come dice San Giacomo nella seconda lettura, rispettoso, mite, quindi ti si presenta, ti sollecita, ti stimola a riflettere, dopodiché se mi vuoi accogliere abbraccia il bambino, no? Chi accoglie uno di questi bambini accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. C'è anche il rovescio, no? Chi non lo accoglie non accoglie me, non accoglie colui che mi ha mandato, non accoglie la parola che lo salva. E faccia attenzione, perché in base a come è cominciata questa omelia e come la concludiamo, se non lo accogli arriverà impreparato e quando arriveranno i guai non superi la prova. Dio non voglia che a causa di questa cosa non superiamo la grande prova della vita, perché sapete che la vita c'ha una grande prova, eh? Noi stiamo sul pianeta Terra incamminati verso il cielo e San Pietro dice che la meta della nostra vita e della nostra fede è la salvezza dell'anima, perché il traguardo finale è quello, perché tra 100 anni siamo tutti morti. Andremo tutti in paradiso se siamo vissuti secondo la parola di Gesù e del Vangelo? Sì. Se questa parola l'abbiamo rifiutata e respinta fino alla fine senza pentirsene, a voi la risposta, ma la domanda evidentemente è retorica. Ecco, quindi ringraziamo il Signore per queste cose, chiediamogli la grazia di poter essere noi simili ai bambini nello stile e di accogliere tutti quanti i bambini, capiamo, che ci manda il Signore, abbracciandoli per accogliere Lui e quello che ci vuole dire, fare del bene anzitutto a noi stessi e alla nostra anima. Siano lodati Gesù e Maria.